Cavalcare trend o trovarcisi dentro senza rendersene conto? Bisognerebbe chiederlo a Gwendalina Canessa, che ha postato su Instagram una foto capace di far discutere. Cosa c'era in foto? Semplicemente una piastra per capelli, ma vista la forma dell'oggetto e quanto accaduto questa settimana, il richiamo ad un oggetto utile all'autoerotismo femminile è quasi obbligatorio. Gwendalina Canessa vittime dell'effetto Chanel di Gomorra 2 la serie. A distanza di pochi giorni dalla messa in onda dell'episodio numero 9 della seconda stagione dedicato al personaggio interpretato dall'attrice napoletana Cristina Donadio, che terminava proprio con la scena in cui Chanel canta davanti allo specchio con un vibratore dorato destinato a diventare un vero e proprio oggetto cult. Le provocazioni di Gwendalina Canessa. D'altronde si tratta dell'ennesima volta in cui lei riesce a far parlare di sé grazie ai popolarissimi canali social che gestisce autonomamente. La stessa cosa era accaduta quando decise di girare per Milano con indosso solo un body trasparente. E in effetti la stessa Gwendalina, nel postare la foto maliziosamente, avverte i suoi fan che non è quel che sembra e lo annuncia proprio nella didascalia della fotografia. Buongiorno. Pronta per Napoli. Si riparte, lo so cosa state pensando. Ma è un ferro per i capelli. Il risultato è bellissimo. Gwendalina Canessa e il cestista Pietro Radori. A livello sentimentale, dopo la rottura con l'ex tronista Daniele Interrante, dal quale ha avuto la figlia Chloe, e con il nuotatore Luca Marin, per la Canessa da qualche tempo, quasi un anno, è arrivato un nuovo motivo per essere felice, ovvero l'amore che si sta vivendo in questo periodo. Quello per il giocatore di basket della nazionale Pietro Radori. Chi se ne frega.